Elemento SCP-367, classe dell'oggetto Euclid. Procedure speciali di contenimento. L'area di contenimento di SCP-367 deve essere controllata quotidianamente per rilevare eventuali danni arrecati da SCP-367. Qualsiasi danno all'area di contenimento deve essere riparato immediatamente. Se il danno supera quello che può essere riparato in un periodo di 12 ore, SCP-367 deve essere spostato in un'area di contenimento temporanea e tenuto costantemente sotto osservazione durante le riparazioni. Qualsiasi tentativo da parte di SCP-367 di maneggiare o sfuggire al contenimento deve essere immediatamente affrontato con la tattica di soppressione chimica A11, GST-A11. Ogni 2 ore a SCP-367 deve essere fornito 1 chilogrammo di mangime, che può essere composto da qualsiasi sostanza biologica disponibile. Nel caso in cui non sia disponibile alcuna biomassa adatta, altri articoli possono essere forniti per il consumo e CSTA11 deve essere messo in stand-by in caso di comportamento di rifiuto da parte di SCP-367. SCP-367 deve essere pesato dopo ogni periodo di alimentazione per monitorare l'aumento di peso e densità che porta alla divisione. Ulteriori istanze di SCP-367 che si formano nel contenimento devono essere eliminate. Non deve essere intrapresa alcuna interazione non protetta con SCP-367 se non entro 30 minuti da un periodo di alimentazione. SCP-367 non può essere rimosso dall'area di contenimento senza l'approvazione del comando del sito. Nessuna istanza di SCP-367 deve essere rilasciata al personale per scopi diversi dai test. Descrizione. SCP-367 sembra essere un piccolo cane di razza variabile che spesso appare come un piccolo cucciolo marrone. SCP-367 mostra un appetito e un livello di attività leggermente elevati per un cane della sua apparente età e taglia, e non dorme, ma si comporta diversamente come previsto per un cane. SCP-367 è in realtà un massiccio organismo monocellulare, composto da quella che sembra essere una massa di melma gialla, con diversi fili bianchi sospesi al suo interno, con una sfera semisolida di materiale grigio al centro, considerata il nucleo. Non è noto di cosa sia fatto SCP-367 o perché il suo guscio esterno sembra essere quello di un cane giovane. Tuttavia, test, dati cancellati. Ulteriori indagini. Le stringhe sembrano funzionare come il sistema muscolo-scheletrico e nella maggior parte dei casi il movimento e il comportamento generale di SCP-367 sono indistinguibili da un cane normale. SCP-367 è in grado di nutrirsi di qualsiasi materia solida e ha dimostrato la capacità di risolvere e digerire cemento, acciaio, titanio, fibra di carbonio, ossa, legno, dati cancellati. Quando viene presentato con un oggetto che non può adattarsi alla bocca del guscio esterno o che si rompe con i denti, SCP-367 proietta la pseudopodia dalla sua massa interna e scompone la materia in una forma consumabile. Non è noto come ciò avvenga, perché non viene utilizzato acido, ma sembra essere una rottura di legami atomici di base della materia che è ancora sotto inchiesta. SCP-367 non aumenta di dimensioni quando consuma oggetti, ma aumenta di densità. Inoltre, SCP-367 non produce alcun rifiuto. Dopo aver consumato abbastanza materiale per raddoppiare la sua massa iniziale, SCP-367 troverà una posizione isolata, come in un armadio o sotto un mobile, e liquefa il suo guscio esterno. Si dividerà quindi in due masse uguali e riformerà il suo guscio esterno creando due stanze di SCP-367. Se SCP-367 rimane senza cibo per più di 3 ore, le stringhe interne proietteranno dalle aree occhi e bocca di SCP-367 e tenteranno di abbattere tutta la materia vicina. In questo stato SCP-367 è altamente aggressivo ed è stato osservato a dati cancellati. Note sul recupero. SCP-367 è stato recuperato nella casa residenziale della signora Mira Bancroft, in Irlanda. La signora Bancroft era scomparsa parecchi giorni prima e il personale della fondazione ha stabilito il contenimento della sua residenza quando è stato riferito che aveva oltre 80 piccoli cani nella sua casa che avevano consumato il suo cadavere e la maggior parte della casa. È stata recuperata una singola stanza di SCP-367 con tutte le altre stanze eliminate tramite CSTA-11.
Il monitoraggio continuo è in effetti per isolare qualsiasi SCP-367 rimanente al di fuori del contenimento.